Giacalone, bello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, qui vige l'assoluta solitudine. La monogamia, anzi, la monade più che la monogamia. Allora, cominciamo a leggere insieme i quotidiani in edicola. Corriere della Sera, apertura, scontro sull'Unione Europea, fondo salva stati, sottinteso, Di Maio avvisa, niente colpi bassi. E questa notizia allora si ritrova per esempio anche sulle pagine del Messaggero con bella e grande evidenza. Davide, allora, ma che sta succedendo? Molti manco sanno di che cosa stiamo parlando, proviamo a mettere un po' d'ordine. Purtroppo sì, ed è un argomento complesso e purtroppo la scena è occupata da uno scontro, diciamo così, abbastanza surreale. La cosa è nata perché si avvicina il momento in cui si riforma il fondo salva stati. Ricordo che quando è stato fatto nel 2012 passò con stragrande maggioranza alla Camera e al Senato, grazie a quella roba lì è crollato il costo del debito pubblico e noi italiani, tra gli altri, abbiamo risparmiato una montagna di quattrini. Adesso si avvicina la riforma del meccanismo interno, ci sono delle delicatezze effettivamente molto importanti, la Lega non è più al governo, quindi ha aperto polemiche dicendo che state facendo qui, gli interessi dell'Italia, la sovranità, tutto questo è surreale perché il negoziato su quella roba lì è stato fatto dal Conte 1, di cui la Lega peraltro faceva parte. Avendolo detto la Lega, il Movimento 5 Stelle dice vogliamo guardare con chiarezza cosa c'è scritto. Erano gli altri componenti del governo Conte 1 che ha negoziato questa cosa. Se non credono alle mie parole, credano a quelle del ministro dell'economia dell'epoca, il professor Tria, che oggi ricostruisce la faccenda in un'intervista al Messaggero. Peraltro lo stesso professor Tria, oggi lo trovate sulla prima pagina della Stampa, a dire che mettere la Cassa Depositi e Prestiti al salvataggio dell'IVA sarebbe un atto di grandissima imprudenza, un rischio eccessivo da non farsi e che bisogna rimettere lo scudo penale. Cioè, questo valga per tutti quelli che dicevano: ma voi criticate soltanto il Conte 1. Abbiamo sempre puntualmente messo in evidenza il lavoro del professor Tria, peraltro ottimo. Ecco, almeno lo ripassino e lo scoprano. Il punto qual è? Che al di là delle questioni negoziate, quando si stabilisce come il fondo può intervenire, il fondo salva stati europeo può intervenire in un paese che ha bisogno, partono una serie di considerazioni, comprese naturalmente il valore e il rischio legato ai titoli di quel debito pubblico. In Italia molti di questi titoli sono nella pancia delle banche e quindi bisogna stare molto attenti che il rischio sul debito pubblico, cioè il rischio sovrano, non si trasferisca, non diventi del rischio bancario, cioè metta a rischio la stabilità delle banche. È una questione tecnica, bisognerebbe utilizzare un po' più di tempo per spiegarlo, ma il punto però è sempre lo stesso: l'Italia deve farlo scendere il debito pubblico e io vedo sulla scena una serie nutrita di incoscienti che vanno promettendo a destra e a manca che faranno più spesa e quindi faranno più crescere il debito pubblico. Se in un momento di difficoltà tu pensi di far crescere i tuoi debiti, aumenta il rischio e aumentano le penalità. Chiunque lo negozi, e comunque l'ha negoziato il Conte 1. Davide, pagina 10 del quotidiano Il Tempo, uno dei quotidiani della capitale. La battaglia del tempo, una battaglia legata agli asili nido, perché il primo cittadino di Sant'Angelo Lomellina ha infranto le norme a fin di bene. Cittadini e maestri hanno capito, i colleghi mi seguono. Il titolo è Io fuori legge per i bimbi, cioè Matteo Grossi, primo sindaco d'Italia ad aver installato le telecamere negli asili del comune. Parla di prevenzione, dice: da noi nessun caso specifico, ma la politica deve intervenire prima che certi fatti accadano. Il Parlamento ora si muova. Qual è il tuo giudizio, Davide? Rinnovo i complimenti al sindaco di Sant'Angelo Lomellina Grossi, però un po' di sconforto c'è, perché se adesso bisognerebbe andare a cercare in archivio, ma credo che noi di questa storia ci siamo occupati 3 o 4 anni fa, perché dicevano bisognerebbe mettere le telecamere negli asili perché c'erano stati le questioni di violenza sui bambini eccetera, e dice: guardate che l'ha già fatto. Allora il governo domandava, dice: come si farà a mettere le... e noi dicevamo: andatelo a domandare al sindaco di Sant'Angelo Lomellina, l'ha già fatto. Risultato che l'ha fatto da solo. Ma qual era il problema? Quello delle persone che lavorano negli asili, oppure dei genitori che dicono: ma l'immagine, la privacy, il mio lavoro. È molto semplice quello che hanno fatto a Sant'Angelo. Hanno spiegato a tutti, ai genitori, la sicurezza dei bambini. Credo che sia facile da capire, intuitivo, immediato, no? Ma anche a chi lavora in questi posti. Vi ricordate cos'era successo in un asilo in Toscana, dove le maestre erano finite tutte sotto inchiesta? Agli arresti
per violenza sui bambini, non era vero niente. Quindi dice: guardate, le telecamere alla fine sono a garanzia di tutti, che siamo tutti in pace, tranquilli e che non succede niente. Una cosa di una banalità sconcertante. Sono passati anni e ancora la legge deve essere discussa. Ma la legge perché? Ma perché non si può fare direttamente? Quindi rilanciamo dopo 3 o 4 anni l'appello. Chiedete al sindaco come ha fatto. Ancora una manciata di secondi per un titolo sulla prima del Messaggero. Test di medicina, c'è il controordine, esclusi i riammessi. È una cosa che ha a che vedere con le selezioni del 2017-2018. Davide. Sì, è una cosa che ha a che vedere con la follia, nel senso che in questo paese si può ricorrere su tutto, non c'è la certezza neanche su fare il test per entrare all'università. Oggi, ma è successo anche negli Stati Uniti, c'è uno scandalo, sì, che alcuni genitori si erano comprati i risultati perché avevano i soldi per far entrare i figli per forza all'università e li hanno presi e hanno dovuto pagare. Perfetto, grandioso, ma non è che hanno annullato sempre tutti i test degli anni passati, che poi vorrei capire qual è, adesso uno o due anni dopo entra all'università. L'incertezza del diritto nuoce seriamente, diciamo, alla credibilità del medesimo. Vi segnaliamo oggi una prima pagina di grande interesse, quella della Stampa, già citata l'apertura da Davide: Tria, non usate CDP, cassa, depositi e prestiti per salvare Ilva. Poi una straordinaria fotonotizia di Putin che in Crimea è alla testa di un gruppo di bikers, sembra una scena di Rambo, e invece è tutto vero, è il presidente russo. Ma chiudiamo con Stefano Stefanini che scrive il fondo di oggi: Di Maio e l'autogol siciliano, qui non c'è proprio niente da ridere. E in programma nei prossimi giorni in Giappone il G20. G20 con i ministri degli esteri di 20 paesi, definiamoli più avanzati economicamente della Terra, noi non ci saremo. Sapete perché? Perché il nostro ministro degli esteri, Luigi Di Maio, è trattenuto in Italia da impegni elettorali. Io non aggiungo altro. Però mi mancava un pezzo. Veramente non c'è nient'altro da aggiungere, se non riflettere un pochino. Caro Davide, pagina 33 del Corriere della Sera, sono le pagine di economia. Leggo: proprio mentre a New York lo scorso settembre si svolgeva il vertice ONU incentrato sui cambiamenti climatici, sempre nella grande mela una vernice tutta italiana veniva proclamata vincitrice all'Open Innovation Call 2019, una competizione con l'obiettivo appunto di individuare e premiare prodotti e servizi capaci di ridurre l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria e riducendo gli effetti del calore urbano dovuto alla cementificazione. È una bella notizia. Airlight è un'azienda italiana, un brevetto italiano. Accanto a questo pezzo ce n'è uno che riguarda Vecor, le piastrelle green in polvere di carbone. L'Italia che innova e che compete va alla grande. Il problema è che a questa gente bisogna dare certezza del diritto e bisogna dare un mercato di capitali che non sia solo chiedere il prestito in banca, ma avere capitale di rischio. Questo, su questo il governo e il legislatore devono esercitarsi, ricordando che questa gente rappresenta nel mondo l'Italia forse un filino meglio di chi c'ha altri impegni il giorno del G20. Mettiamola così. Grazie Davide, ci troviamo come sempre domani a quest'ora. Buona giornata. Grazie a voi, buon aereo a tutti.